Per 27 anni padre Massimo Rastrelli, morto la scorsa notte all'età di 90 anni, si è impegnato per aiutare le famiglie strozzate dai debiti contratti con gli usurai e i giovani senza lavoro. La Fondazione San Giuseppe Moscati, da lui fondata a Napoli, è stata la prima realtà italiana di natura ecclesiale attiva nella lotta all'usura. In quest'ultima intervista, rilasciata in occasione del 25 anniversario della Fondazione, emerge appieno qual era la sua missione. Il debito non si deve fare perché fa spendere oggi i soldi che guadagnerò dopo per cinque anni e poi quando in quei cinque anni avrò già speso i soldi che guadagnerò come mangerò e la famiglia non si deve affamare. Il suo esempio è stato seguito da molte altre diocesi. Attualmente le fondazioni operanti sono 30 riunite nella Consulta Nazionale Antiusura, di cui Padre Rastrelli fu il primo presidente. Il decesso dopo una lunga malattia è avvenuto a Treviso, dove nell'ultimo anno aveva dato vita al progetto Lavoro ai Meritevoli, in cui era riuscito a coinvolgere alcuni imprenditori del Trentino nel dare opportunità di lavoro a tanti giovani disoccupati napoletani. È andato a Treviso per perché lui aveva un progetto lavoro, microcredito sociale, lui ha fatto lavorare 500 ragazzi a Treviso, nelle, nelle ditte a Treviso, però di Napoli.